Sì, Mirta, siamo qua di nuovo a un anno di distanza, non c'è lockdown, ma c'è una zona arancione scura, arancione rafforzata da ieri sera perché la regione Lombardia, nella figura di Guido Bertolaso, commissario, ha detto a Brescia è partita la terza ondata. I bar qua in Piazza della Loggia sono chiusi perché, così come le scuole appunto in questa nuova fase, non possono essere aperti per il boom di contagi avvenuto nell'ultimo mese, nell'ultima settimana. Per dirti, Mirta, solo un numero velocissimo: nel mese di febbraio, non ancora concluso, ci sono stati più contagi che a febbraio-marzo dell'anno scorso, nel boom della prima ondata. Una situazione esplosiva e la vice sindaca mi diceva che la cosa che manca di più sono i vaccini. Buongiorno Mirta, noi ci siamo Ciao Laura. conosciute esattamente un anno fa in questa piazza. Buongiorno, e ci siamo conosciute in questa piazza e mi ricordo anche con toni molto accesi chiedevo i tamponi per la mia città. Noi volevamo il Vero? tamponamento, il tracciamento e oggi dopo un anno ci ritroviamo e siamo qui a chiedere con la stessa forza invece di essere vaccinati. Io credo, sentendo anche chi interveniva prima di me, per quel che riguarda la mia città, la mia provincia, il mio pensiero è che dovrebbe esserci una chiusura di carattere radicale le settimane che servono, ma contemporaneamente vaccinazioni, vaccinazioni, vaccinazioni. Perché lo scorso anno eravamo disperati, sofferenti, doloranti. Adesso siamo molto arrabbiati, siamo molto delusi, siamo molto provati da questo anno e dall'idea di ritrovarci dopo 12 mesi ancora in queste condizioni. Noi sappiamo che qui la vita si riparte la socialità, i rapporti, l'economia, solo e soltanto se ci vaccinano. Vaccinarci, 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 lo ripetiamo fino alla nausea. Laura, che Abbiamo dire? bisogno di Non ho quello. da aggiungere una sillaba a ciò che ha detto Laura Castelletti. Non ho da aggiungere una sillaba, perché anche il tema del lockdown, io me lo voglio dire questo, di cui abbiamo parlato tantissime volte anche in questo studio, tanti medici l'hanno chiesto, ma ci potete chiudere in casa se poi ci vaccinate, signori miei? A questo punto, anche chiuderci in casa per un tot deve servire a fare vaccinazioni a rotta di collo, perché sennò diventa tutto incredibile.